Ciao a tutti, bentornati su American Coffee. Purtroppo questo argomento non sarà veramente molto vivace, non sarà un video allegro perché ho un problema con Cultural Care. Cultural Care vuole privarmi del mio travel month in questo momento, quindi sono molto stressata perché vi spiego cosa è successo. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato perché l'ho saputo tramite le persone che sono arrivate con me l'anno scorso, quindi hanno viaggiato nel mio periodo. Max, come on. E cosa è successo? Praticamente Cultural Care mi ha mandato il 4 di agosto un'email dicendomi che devo prenotare il mio volo. Cosa succede quando devi prenotare il tuo volo? Prima di tutto ti lasciano 20 giorni perché la mail mi è arrivata al 4 e io devo aver prenotato il mio volo entro il prenotato il mio volo entro il 24, quindi ti lasciano solo 20 giorni per decidere quando viaggerai. Quindi in questi 20 giorni dovete andare online sul sito di Cultural Care e aprire il portale per i voli e scegliere la settimana in cui vorrete ritornare in Italia. Questo quindi succede per tutti 3 mesi prima della vostra futura partenza, quindi 3 mesi prima della fine del vostro contratto. Prima di tutto ho provato ad aprire il portale e la prima cosa che mi è saltata all'occhio è che Cultural Care, non me l'aveva mai detto, sono obbligata ad avere l'assicurazione viaggi durante il mio travel month. Non posso decidere di fare il travel month e stare qui senza assicurazione viaggi. Quindi devo pagare 100 dollari con loro o fare un'altra assicurazione privata, dove comunque il prezzo, ho guardato, viene più o meno lo stesso su 80 euro, 100 euro, perché i massimali che ti richiedono comunque sono abbastanza alti. Quindi cosa mi sono ritrovata a fare? Il problema esistenziale non è l'assicurazione che logicamente dovrò pagare e pagherò perché sennò non mi fanno stare qui. È che se tu arrivi come me, ho iniziato il 1° di dicembre, non puoi fare il tuo travel month perché Cultural Care possiede la policy del blackout dei voli dalla seconda settimana di dicembre fino alla prima settimana di gennaio. Quindi chi come me è arrivato il 1° di dicembre non può fare il travel month. Benvenuti! Pensate che qualcuno me l'abbia detto? Pensate che abbia firmato qualcosa? Pensate che qualcuno lo sapesse? No, io sono stata qua il 1° anno, ho esteso il 2° anno con loro e nessuno mi ha mai detto questa cosa. Quindi Cultural Care mi sta privando del mio travel month, non mi lasciano stare per più di 2 settimane alla fine del mio periodo au pair, mentre per legge noi abbiamo 30 giorni che possiamo stare negli Stati Uniti. Quindi sono veramente molto molto arrabbiata perché adesso devo chiamare, devo mandare un sacco di mail. Ho scritto l'altro giorno e mi hanno mandato un'email dicendomi che sì, forse è possibile che tu possa avere il tuo travel month perché logicamente non te lo meriti il travel month. Tutte le altre au pair lo possono avere, ma le sfigate che sono arrivate la prima settimana di dicembre logicamente non lo possono avere. Ma non ce l'abbiamo detto. Ma se vuoi, puoi prenotare il tuo volo per la seconda settimana di dicembre e mettere nelle richieste speciali che vuoi viaggiare l'ultima settimana di dicembre, però in questo caso cos'è? Una richiesta speciale. Quindi se è una richiesta speciale, devi pagare una fee, devi pagare dei soldi in più e io non ho la più pallida intenzione di pagare dei soldi in più e di non avere il mio travel month. Quindi adesso sto litigando con Cultural Care, manderò delle lettere, proverò a chiamare il direttore perché io voglio ed esigo il mio travel month, così mi è stato detto e così voglio averlo come tutte le altre au pair che arrivano in periodi diversi dal mio. Questo è quanto, questo è quello che mi sta succedendo con Cultural Care. Spero di riuscire a prenotare il volo al più presto e nello stesso periodo e naturalmente di non pagare, perché
questo non è quello che devo fare, perché quando mi sono iscritta all'agenzia non erano i piani di pagare il mio volo di ritorno a casa, e soprattutto non c'è assolutamente nessun motivo per cui non posso avere il mio volo di ritorno alla fine del mio travel month, che quindi dovrebbe essere 30 giorni, se Cultural Care non lo sa. Quindi sì, caffè e cappuccini, vi terrò informati su come va. Ciao ciao! Rompi balle, rompi balle, rompi, 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 rompi.